Hey, this is Darius. I am here in the beautiful Etruscan, the National Etruscan Museum of Villa Giulia, and I am with the director Valentino Nizzo, who is giving us some of his time and is going to show us some things that he likes inside this fantastic museum on the occasion of Museum Week. Grazie mille. Eccoci. Ciao Darius, benvenuti a Villa Giulia. Thank you, great to be here. Sono felice di averti qui con noi, sei un grande amico del museo. Grazie. I'm a great friend of the museum and it's all true and I love this place. Sì, non si può fare a meno di amare un luogo splendido come questo e con una luce come questa. How can you not fall in love with a place like this with this beautiful light and this beautiful architecture? E quindi capisco che ti piaccia molto e piace moltissimo a tanti tuoi connazionali che sono innamorati di Villa Giulia, che è un esempio per tutta l'architettura mondiale. And of course I know how many of your friends, your American friends and people around the world are in love with this beautiful setting and this incredible architecture. Sicuramente hai già fatto vedere il famosissimo ninfeo di Villa Giulia. Here's a fantastic, very famous nymphaeum or fountain of Villa Giulia. L'architetto che lo ha realizzato era così orgoglioso della sua opera da aver lasciato la sua firma. Bartolomeo Ammannati, architetto fiorentino. So let's remember the architect who was responsible for this incredible creation. E lo ha fatto anche perché hanno provato a rubargli il merito, non gli ultimi architetti del mondo, ma Giorgio Vasari. È vero. Okay. Diceva che aveva progettato tutto lui. So also just remember, you put your name on things like this because sometimes, also back then, people try to take credit for other people's work, like Giorgio Vasari. So of course, you want to put your name on it saying, no, this is not, I don't care what Vasari says, I did it, here's my name. Very important. Ma Vasari ci dice anche che la mano sul progetto è stata messa da Michelangelo, quindi il massimo che ci poteva essere nel pieno del Rinascimento. So here's also Vasari that does record, though, that a person that we can attribute the overall design to is none other than Michelangelo himself. E una delle parti che mi piace di più del museo è proprio l'ingresso, questo abbraccio, l'emiciclo. Look at how this hemicycle that just embraces you like two arms. E gli affreschi che si vedono dipinti da Pietro Venale da Imola, proprio ricreando un pergolato. So here's this wonderful recreated pergola with little cherubs or angels, cupids on top. It is just absolutely extraordinary. Un po' problematico e discusso è questo con questi due amorini. Okay, here we have these two little cherubs right here. Lascio a voi capire perché, ma c'erano molte dicerie intorno a Papa Giulio III. Yes. So some interesting, even controversial figures and activities up there. So keep your eyes peeled. E poi nella parte inferiore si vedono ricostruite le grottesche che avevano scoperto pochi decenni prima nei sotterranei del Colle Oppio, la Dolosaurea. So when you see, magnificamente riprodotte. So here you have a great example of what's being discovered in the Domus Aurea, here then reproduced. So here is again taking a nod from the ancient. But let's go inside the museum. This is the entrance. Yes, let's enter, folks. And we'll take a look at a couple of things. There are conservators that are at work as well. Sì, abbiamo approfittato della seconda fase di riapertura dei musei per consentire l'accesso ad una parte del personale che sta intervenendo nella pulizia e sanificazione delle vetrine, un'attività che è importante fare a museo chiuso. So here we have the second phase toward the reopening of the museum, where you have the important work of cleaning the window glasses of the containers here where the art is stored, and just making sure everything is prepared and sterilized and clean for future visitors. Per chi non conosce gli Etruschi, sono una delle popolazioni più influenti dell'Italia preromana, occupavano tutta quest'area e anche parte della Campania. So here's the area of the territory of the Etruscans, a very great, successful population that colonized and took over grand territory of the peninsula of Italy before the Romans. So let's be aware of their great achievements as seafarers, as artists, as architects, as engineers.
Le cose che adesso vi mostrerò appartengono alla città di Dulci, al confine con la Toscana, tra il Lazio e la Toscana, e a quella di Cerveteri. Il famoso sarcofago degli sposi proviene da qui. So here we're going to take a look at some things from these two particular Roman towns, Dulci and Cerveteri. Una delle cose che è più amata dai nostri visitatori, soprattutto quelli online, è questo piccolo bronzetto nuragico. Ah, okay. This little tiny figure right here is very popular with the online visitor. Sì, soprattutto quelli sardi, perché è un'importazione dalla Sardegna nuragica, una delle poche ritrovamenti sardi effettuati al di fuori della Sardegna in un contesto ben documentato. So here's a great, one of the rare examples of Sardinian art documented here in an Etruscan site. E recentemente nei famosissimi scavi effettuati a Monteprama, dove ci sono le cosiddette sculture giganti di Monteprama, è stata trovata una scultura identica a quella del bronzetto di Cavalluco. Ah, so in a very famous place here we get a close-up of that same figure. There's been a recent excavation in Monteprama, which actually I've been able to visit, and with these colossal statues, a similar figure was actually unearthed. So it's fantastic to see that kind of connection even in recent archaeology. Due cose che adoro in questa seconda sala sono questo vaso, che era un'antica urna cineraria, con i seni. So here's a funerary urn with breasts right here. È rarissima. Very, very rare. E riproduce una giovane donna. So this shows basically depicting the shape and form of a young woman. And probabilmente quei resti erano conservati all'interno di quell'urna. And probably there was a woman inside of it. E questa splendida riproduzione di una capanna usata come cinerario in bronzo. So here, this is bronze, and this is then reproducing the architecture and the decoration of a hut of the time here. But this is a funerary urn. This is an extraordinary piece. Il nostro nuovo logo del museo è ispirato agli uccelli acquatici, al motivo della barca solare. You can see the aquatic birds that are kind of reproduced here at the top is now the new symbol of the museum. È molto apprezzata questa ricostruzione di una tomba principesca dell'inizio del VII secolo avanti Cristo. Il defunto è ricostruito al di sopra di un cavo. Quella è una così era in antico. So here is this wonderful example of a royal tomb, and you see actually the deceased is actually in here depicted on top of his chariot. So it really is something extraordinary, and it's a great reconstruction. It really puts you in the context, because of course here so many things are in these cases, and there's so much here, but every single one was found in a unique context like this. And this is just going to remind you that everything served a purpose, was in an architectural space, and was used by somebody in the afterlife. Questo è importantissimo, quello che hai appena detto, perché ci aiuta a capire l'importanza di questi oggetti e il modo in cui gli archeologi li interpretano. Un dettaglio che non si vede e che ti piacerà molto è che in una nicchia, che non è riprodotta in questa ricostruzione, è stato ritrovato anche lo scheletro di un cane. Ah, there we go. So, there's even, not reproduced here, but there was actually in a niche the skeleton of a dog. So imagine being buried with your pet. And actually recently I've been getting a lot of questions from young students saying, did the Romans have pets? Did the Etruscans have pets? And yes, and 9 times out of 10, what was it? It was a dog, man's best friend. Qui stiamo vedendo una serie di corredi, tutti provenienti dall'antica città etrusca di Dulci. Siamo nel VII secolo avanti Cristo, nel cosiddetto periodo orientalizzante, il periodo in cui l'Etruria era in stretto contatto con il mondo greco e quello vicino orientale. So here we are in the orientalizing period in the 7th century with great examples of art from outside of Etruria. Questo è un piatto fenicio. It's a Phoenician plate. Non tutti sanno che il piatto come oggi lo usiamo è un'invenzione probabilmente dei fenici in questa forma, mentre queste sono ceramiche di importazione e di imitazione corinzia. So here's the Corinthian and also imitation of the Corinthian ware that at that time period was dominant, which was really in demand. E poi il famoso bucchero etrusco. And then we have tons of examples of beautiful bucchero, which is distinct with its black
coloring. Questo è uno splendido vaso in bronzo prodotto a Vulci, ma imita esemplari spartani. It imitates a Spartan production, but this is Etruscan in production of a bronze. E a proposito di pets, in questo caso ci sono dei cavalli, perché rappresenta un signore dei cavalli. Yeah, so here again you have that tie with the deceased with the horse. So here's the horse. Despotes Ippon è il nome tecnico. E qui abbiamo le nostre restauratrici, Daniela Matticoli e Miriam La Monaca, che stanno facendo l'intervento che vi dicevo prima. Torna. In diretta. Qui c'è un pezzo stupendo, rarissimo, e un plettro in avorio. Gli Etruschi erano famosi musicisti. Yes, the Etruscans are famous musicians, and here is the actual plectrum of ivory. So think about plucking that string. E a questo proposito, ti faccio tornare un attimo indietro, perché c'è un vaso che magari i nostri amici americani potrebbero aiutarci a restaurare. Ecco. Che è di produzione attica. Ah, beautiful. E mostra la trasformazione dei pirati tirreni, cioè etruschi, in un delfino. E questo delfino sta suonando un doppio flauto, e che era un'invenzione attribuita agli etruschi. Questo vaso ha bisogno di un restauro e presto lo inseriremo nella piattaforma. Okay, so here's an idea, here's an example that something needs to be restored. It's a beautiful, beautiful piece of work where you actually see the transformation of pirates being turned into dolphins, and this one's actually playing the double flute, which is really extraordinary. But again, if you want to get involved with the museum, there are ways to make contributions, and in particular for the restoration and conservation of the beautiful art. It's a huge collection, so they do appreciate if you want to get involved and contribute. Un po' più inquietante invece è il licantropo che vedete al centro di questa di quest'altro vaso. È proprio un lupo, un uomo lupo. Wow, so here's a werewolf. If you guys like, I don't know, Harry Potter or and so forth, you have actually a basically like a werewolf. Pretty extraordinary. But there's probably a book that comes out of that. Potete seguirmi. Lì vedete un eccezionale disco da lancio del disco in ferro. Oh yes, there's a... So if you're thinking about the Discobolus, there's the disc. It's actually somebody's buried with their disc. It's like being buried with your whatever, your Nike tennis shoes or your football. Pochi giorni fa Miriam e Daniela lo hanno pesato e possiamo dirvi che pesa 3 kg. Wow, and that disc weighs 3 kilos. So you think that's more than about 10 pounds. Whew. Heavy. Questa parte è molto bella perché è dedicata ai santuari, quindi si vede l'universo delle preghiere, dei desideri, delle paure, molte legate all'infanzia e alla mortalità infantile elevatissima. And we have many examples here of votive offerings, body parts, kids, individuals. It's a great collection. Anche naturalmente le organi genitali, viscere, uteri sono protagonisti di queste vetrine insieme ai volti di tanti devoti etruschi. So a lot of body parts, a lot of organs, and... E qui siamo a Cerveteri. Here we are looking at art from lovely Cerveteri. Couple of rooms here, extraordinary examples. La prima raffigurazione di Medea, il mito di Medea, in quel vaso in bucchero. First example documented that represents Medea. So a great mythological figure. This is in Bucoro. È una delle prime raffigurazioni della Gorgone, proveniente da Corinto. So this is Corinthian Gorgon. Look at that, a bronze, just extraordinary. It really is an amazing museum, and of course we have a great storyteller, and that annusare il profumo degli etruschi. Okay, here you can smell. Ooh, this is Etruscan perfume. E alle mie spalle il capolavoro più famoso del museo, il sarcofago degli sposi. So here we have the probably the most famous piece in the entire museum, this terracotta sarcophagus of the sposi, of the couple, and it really is just amazing. Found smashed up, but then what a reconstruction it is, and it's really just got rock star status. I mean, sì, people love this. È davvero una pop star del nostro museo, nonostante sia stato ricostruito da più di 400 frammenti e in uno stato di conservazione
eccellente, ne esiste soltanto un altro esemplare al Louvre, probabilmente realizzato dalla stessa bottega. Siamo nel 520 avanti Cristo. So 520 BC, there's something similar only in the Louvre, maybe made in the same workshop by the same artist, but it truly is extraordinary, and we have it here on display in this great setting, great light, and everyone's able to admire it from a 360 degrees. Let me... Ti posso far vedere due ultime cose rapidissimo, perché sono dietro l'angolo. Okay. E poi usciamo di qui. Perfetto. Okay. Yep. Okay. Questo è un altro capolavoro assoluto, l'altro mio. Yeah, there's a great pediment here from a sanctuary in Pirgi. And yes. Il documento più importante della storia del Mediterraneo occidentale, le lamine di Pirgi. Here are these famous gold sheets that two are in Etruscan and one is in Phoenician, and they are extraordinary. When you think again of the entire Etruscan civilization, that's just a fantastically important document. And it really helps us understand the Etruscan language. And really, this, I think, kind of, this isn't the entire museum at all, but it's giving you a taste of all the different stories, it's giving you a taste of all this collection has to offer. It's so close, it's just a couple minutes walk north of Piazza del Popolo, it's accessible. They're doing a phenomenal job online. Go to the YouTube channel, go to the website, follow them on Facebook, and I think you'll be rewarded by all the great information that they're sharing. And this is a great time to share and get people involved. Grazie Darius di tutte le belle parole che hai detto sul nostro museo. Quello che avete visto è meno di un terzo di quello che c'è. Sono più di 6.000 i capolavori esposti nel nostro museo. Li potete conoscere dal vivo quando riapriremo in giugno, ma anche, appunto, come vi ha detto Darius, nei nostri canali virtuali ci sono tanti, tanti modi di approfondire anche in diretta, anche in modo interattivo, quello che è il nostro patrimonio. So again, you've only seen then, keeping our social distance here, you only see one third of the collection. There are 6,000 works of art that are on display. It's phenomenal. It's going to open up in June at some point, but you can get just so much information. If you're a teacher, you're an educator, you're a student, you can learn so much about the Etruscans, and they really do provide the best location and site and resources online. So please take advantage of them. Please follow them on Facebook, Instagram, Twitter, and again, we did, through collaboration with the museum, a nice video that's on our YouTube channel, We Dig Rome. So do check on all these resources and then keep on following, because I'm going around to more sites and locations for the rest of Museum Week. Thank you guys very much.